Tallo Doganale, un nuovo servizio per le imprese. Raccontiamo innanzitutto in breve di cosa si tratta. Sì, è un nuovo servizio che andiamo a offrire, frutto di una collaborazione nata da molti anni con l'Agenzia delle Dogane regionale, che ci consente di mettere a disposizione delle imprese, dei professionisti dei nostri territori, quindi della provincia di Livorno e di Grosseto, un servizio appositamente dedicato online, quindi anche questo è molto importante, e consente tramite noi che facciamo da intermediari all'Agenzia delle Dogane di dare delle risposte acquisiti in questa tematica che è sempre molto difficile da affrontare per chi ovviamente si deve affacciare a un'attività di questo tipo. Ecco, appunto, lato utenza, offrite questo nuovo servizio, quindi sicuramente avrete riscontrato magari delle criticità, delle problematiche, sempre diciamo un argomento un po' intricato magari anche per gli stessi addetti ai lavori. Certo, e soprattutto perché sono gli stessi professionisti del settore, pensiamo a spedizionieri, agenti marittimi, che si rapportano ovviamente su queste tematiche e a loro volta da intermediari nei confronti delle imprese, devono affrontare delle questioni che sono sempre molto delicate e che le normative doganali cambiano in continuazione a seconda anche ovviamente del paese con cui ci si approccia, e quindi avere la disponibilità, in questo caso dell'Agenzia delle Dogane, operatore rispondente al massimo a dare una soluzione a questi quesiti, credo che sia un servizio di non poco conto per tutto il territorio. Teniamo presente appunto che è online, che su questo la Camera di Commercio oltretutto affiancherà anche i servizi per l'internazionalizzazione, quindi ci sarà una risposta sulle tematiche doganali, ma anche la possibilità di dare ulteriori risposte in tema di internazionalizzazione, di esportazione di prodotti, utilizzo di certificati per l'export, in modo da dare un servizio completo al mondo delle imprese e dei nostri territori. Quali sono eventualmente richieste che la Camera di Commercio al legislatore, insomma a chi dovrà magari mettere le mani, si parla tanto ovviamente di semplificazione, è una parola che ritorna sempre quando si tratta specialmente di questi tipi di argomento. Esatto, ma soprattutto è affrontare le nuove normative che capitano in maniera doganale. E quindi sono variegati i quesiti che possono confluire attraverso questo sportello. Teniamo presente che poi non solo faremo questo, ma anche con la loro collaborazione avvieremo dei seminari informativi, formativi nei confronti delle imprese, e quindi c'è un servizio aggiuntivo, non è solo quello della risposta one to one, ma sarà un servizio anche più ampio. E nel corso di quello che abbiamo sperimentato fino ad oggi abbiamo visto che molto spesso, anche offrendo questo servizio non solo in presenza ma anche online, consente a imprese di tutto il territorio ma anche della regione toscana spesso di partecipare, perché si rendono conto che questo è un servizio che va ovviamente oltre i confini provinciali.